Sì, ci vedi e senti? Io sì, vi vedo benissimo. Ah, vi siete messi proprio in posizione, guarda che belli. Grandi. Come state? Dai, Bene. bene. Bene? E tu? Sì, dai, bene, bene, bene. Siamo sempre... Prosegue. Cioè, io ormai mi sto abituando a questa nuova realtà, quasi. Quindi sì, diciamo che prosegue. E voi invece come sta andando questa convivenza forzata? Siamo in tre, quindi va bene. Diciamo, come tutte le convivenze. Quindi il giusto? E alti e bassi, a volte non ci sopportiamo, a volte sì. Guarda che sguardi. Ma avete scoperto qualcosa di nuovo l'uno dell'altro o cosa? Ah no, abbiamo solo confermato tutto. Però abbiamo scoperto che abbiamo delle capacità nuove. immagino. Quindi Francis ci ha introdotto nel mondo della meditazione, Annalisa della panificazione. E tu invece, Federico, a che mondo hai introdotto? Beh, no, tu ti sei avviato, ti sei entrato un po' nei nostri mondi, hai iniziato la meditazione, cioè alla fine Francis già meditava, Sì. anche Tito ha iniziato a meditare. Bravo, quindi lui si è fatto travolgere. Iniziato a fare sport. Forza, è Sport, vero, vero, forza. ti stai allenando. Vedi, bravi, cioè bravo perché cioè, io ho voglia zero anche di quella. E invece volevo sapere un po', rispetto all'housing sociale, visto che voi appunto vivete nell'housing sociale di fianco alla cascina di mare, non lo so, aver vissuto questo periodo, sì, diciamo questa quarantena in un contesto del genere, boh, è stato vissuto in maniera diversa rispetto a quello magari che poteva succedere in altri contesti? Cioè si sono azionate delle cose di collaborazione, delle azioni di collaborazione tra gli abitanti dell'housing sociale? Come si è mossa, come si sono mosse le persone? Come vi siete mossi? Ma cioè, secondo me, cioè, la prima cosa è che già come è costruito, quindi l'architettura di questo posto già comunque è diversa. E quindi cioè, viviamo gli spazi in maniera diversa. E questa quarantena è meglio. Però dall'altro lato è un posto un po' atipico. Quindi diciamo che non la stiamo accusando come chi magari vive in un monolocale o in un bilocale in un Sì. Sì, palazzo X. è vero, è proprio quello che dico a loro sempre, alla mia famiglia, che un po' siamo privilegiati nello stare qui. Cioè, è una grande fortuna avere anche solo il cortile, vedere facce Terrazzi. nuove, il terrazzo. Noi. Sì, E siamo invece molto con gli felici. altri ragazzi degli altri appartamenti? Ci limitiamo, cioè nel senso evitiamo di andare a casa, però essendo comunque rimasti in pochi, siamo in 18, 17 su 27, quindi siamo 10 in meno. E tipo, vabbè, a Pasquetta, A Pasqua. Pasqua abbiamo fatto questa cosa che ognuno ha mangiato fuori, ma distanti. Però Ok. poi, essendo che tutti più o meno facciamo la stessa vita, cioè siamo chiusi insieme, quindi è come se stessimo in una casa di 17 17. persone. È bello. Questa è una fortuna. Sì, immagino, immagino. Ma invece con il resto degli abitanti sempre dell'housing sociale c'è stato, che ne so, organizzato, qualcuno si è reso disponibile per la spesa piuttosto che altre cose? Sì, noi del foyer ci siamo tutti resi disponibili nel fare la spesa agli anziani, ad esempio, alle famiglie, quindi abbiamo avviato anche noi il volontariato tra i vicini. Infatti ci sono alcuni ragazzi che vanno a fare la spesa, vengono chiamati. Abbiamo anche creato questa raccolta di viveri di prima necessità. Ogni scala ha un cesto e liberamente possiamo mettere lì dei prodotti utili. Chi vuole riprendere? E chi vuole riprendersi. Bello, bello. E invece, rispetto dato che siete terroni tutte e tre come me, quindi abbiamo tutti quanti le nostre famiglie lontane,
Vi è venuta l'idea di scendere, cioè almeno all'inizio, quando c'è stato comunicato la zona, cioè l'apertura, cioè la chiusura totale dell'Italia, quindi zona rossa, avete avuto per qualche secondo la voglia di scendere oppure la vostra scelta di rimanere qui è stata consapevole? Cioè, come avete reagito? Io no, perché non scendo mai già normalmente. Poi c'ho una sorella qui, un fratello in Sicilia, siamo tutti un po' sparsi. Quindi no, io cioè, non ho pensato mai di scendere, ma è la normalità per me, diciamo. Boh, io sono tornata il giorno in cui hanno messo Milano in zona rossa, quindi Tu hai fatto il contrario. statistica è stata perfetta. No, però allora inizialmente no, cioè anzi mi sentivo quasi fortunata nel vivere la quarantena in un contesto più ampio, con alla fine ragazzi più o meno della mia età. Ora si inizia ad accusare il colpo, secondo me, più passa il tempo, più magari si sente la mancanza di casa e quindi qualche volta vieni un po' travolto dal pensiero, ma se stessi a casa, ma se volessi tornare, però in generale non troppo, cioè tutto tranquillo. Ok, tu Federico? Sì, sono d'accordo con Ali, io sono tornato un po' prima che iniziasse tutto, quindi i miei li ho visti a febbraio, quindi diciamo che i primi mesi qui ci potevano anche stare. Il fatto di non sapere quando poi ci sarà il ritorno successivo è particolare, cioè ti fa pensare, ma penso che la situazione qui sia migliore, cioè mi permette di essere un po' più libero rispetto al mio paese. Ok, ma invece un'altra roba, le vostre giornate come stanno passando? Cioè stanno volando o sono più corte? Come le state percependo? Dipende. Un giorno sembra passare velocissimo, l'altro sembra infinito, dici, ma boh, dipende. E invece rispetto a delle cose che avete rimandato, cioè immagino che avete, boh, questa quarantena vi ha fatto rimandare delle cose magari importanti o magari anche meno importanti che però volevate fare e che non avete potuto fare. C'è qualcosa di particolare? Io trasferirmi. Io Perché, vabbè, finisci. no, perché praticamente il posto in cui mi devo trasferire, che è sempre di Dar, vabbè, lo diciamo per chi non lo sa, che è questa cooperativa che gestisce l'housing sociale, che ha altri progetti in giro per Milano, è stato giustamente convertito a residenza per i minori non accompagnati col Covid. Quindi possono andare lì a stare in quarantena, tipo. Ok. Hanno convertito, quindi si è bloccato tutto il processo di Quindi è stato rimandato questo trasferimento. data da definirsi. Tu Federico? Io questi sarebbero stati mesi in cui avrei dovuto fare un tirocinio, uno stage, perché sto facendo un master qui in Milano e quindi ovviamente le aziende, gli studi, siccome faccio un master in fotografia e visual design, aziende, i fotografi, gli artisti ovviamente non lavorano e i crediti necessari al conseguimento della laurea non possono, cioè non possiamo averli e quindi è tutto rimandato a chissà quando, settembre, Tu invece analizzavi qualcosa che hai rimandato? Ma allora, in generale no, ho una vita molto tranquilla, nel senso vado all'università. Le piccole cose, cioè passare il tempo con le altre persone, tutto rimandato chissà quando. Però per il resto penso che lo sconvolgimento più grande sia stato quello universitario, doversi riadattare, cioè non riadattare, adattare alla didattica online, al pensiero del chissà come faremo gli esami, chissà quando faremo gli esami. Quindi è più uno stato di incertezza quello che mi preoccupa. Aver rimandato cose importanti, no, però non lo so ancora perché magari gli esami verranno rimandati, quindi è tutto un Vedremo. Invece, se ci avessero detto tutti quanti, ragazzi, da domani dovete stare chiusi in casa per 2 mesi senza guardare, senza poter vedere nessuno o altro, cioè, cosa avreste fatto come ultima cosa? Cioè,
c'è una censura o si può dire tutto? Puoi dire tutto come vuoi, sediti libero, sediti libero. Posso aver immaginato, però va bene. No. Ok, anche quello. Tipo io onestamente sarei tornato giù a casa per un saluto e poi sarei risalito. Cioè avrei fatto questa roba proprio che... Sì, salutato, abbracciato la nonna e poi ritornato su, così proprio. Però magari, boh, non lo so. Sarà al mare. A quale mare, però? Liguria. E invece vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che appunto vivete mare, chi dà meno tempo, chi dà più tempo come Francis, anche per mille ragioni, vi manca un po' mare Cascina, quella che avete lì a 50 metri. Voi ce l'avete vicina, almeno potete vederla. E io, cioè, siete vicini. Andateci l'acqua. Ogni tanto la visitiamo. Quindi andate lì a riempire l'acqua, giusto? Al distributore. E tu, Francis, visto che sei il veterano, ti manca un po' mare? Dillo. Mare, cioè, non è che manca, cioè, per questo contesto qui è, cioè, imprescindibile. Cioè, non è che, capito... Cioè, senza, cioè, già non è la zona del massimo, diciamo. Cioè, comunque è una zona periferica. Adesso io, cioè, ho affezionato la... Però comunque è una zona periferica. È comunque un po' come una lanterna, no? Perché la sera l'accendi, comunque fa luce, è un po'... Sì, è triste. Cioè, comunque è un punto di riferimento. Sì, è un po' triste. Beh, a me mi ha fatto un po' senso. Non vedere tutto il movimento giovanile. Sì. Non poter andare a fare colazione la mattina. ma torneremo. Ma invece è il futuro come ve lo immaginate? Cioè, nel senso, quello che sta succedendo in questo momento ci cambierà? Perché molti dicono sì, ci cambierà, ci non cambierà. Volevo un attimo capire voi come ve lo immaginate il futuro. Il cambiamento secondo me è inevitabile, che sia un cambiamento in positivo o in negativo non lo potremo sapere finché tutto questo non finirà, e secondo me sarà un percorso lento e consapevole più che altro. Cioè, saremo sicuramente cittadini più consapevoli, staremo più attenti, e spero però che questa consapevolezza non diventi diffidenza verso gli altri, e questa forse è la cosa che mi spaventa di più. Perché già siamo un po' una generazione che si isola e guarda poco gli altri, anche, che ne so, in metropolitana si è isolato con i tuoi auricolari, e quindi siamo già diffidenti nelle conoscenze. Questa cosa potrebbe portarci ad esserlo di più, e secondo me dobbiamo invece essere forti e volerci più bene di prima e avere ancora più curiosità di conoscerci. Bene, interessante. Sì. E invece l'ultima roba, poi vi lascio, è una parola a ciascuno per descrivere questi giorni, un'unica parola, una sola, che possa descrivere questi giorni. Una sola? Sì, te la posso concedere un'altra, dai, cioè, anche una frase, metti una frase, dai. Inizio io, per me è altalenante. La parola? Sì, ah. Altalenante. Io avrei detto uguale, altalena, quindi siamo lì. Federico? Perché diamo un po' di più di tempo a Francis, che è più vecchio, capito? Ha bisogno un attimo di essere... Farà una massima adesso. Sì. Vorrei accarezzarmi la barba. È un tipo non scontato, cioè ho capito quanto qualcosa che diamo sempre per scontato, per assodato... Adesso non lo è più, cioè il fatto di dover andare a fare la spesa è diventata una cosa bellissima, cioè ti metti la mascherina e esci, in realtà non è così, però è un diversivo, quindi sono quelle piccole cose che ci mancano e abbiamo capito che non sono per niente per scontato. Io dico sott'acqua. Vuoi anche argomentare o lo lasciamo così? Un po' come se tutti, capito, ci fossimo tappati il naso, fossimo andati giù tutto più attutito, tutto più un po', capito, sospeso, ecco, quindi questa cosa di fluttuare. Poi anche, cioè, secondo me, vabbè, col fatto che adesso, tipo, io sto facendo un sacco di yoga, un sacco di meditazione, sono molto sommerso dentro,
potrebbe essere una, un ricordo che avrò, appunto, di mi sono in, tipo immerso, in, che non è per forza un bene, che potrei affogare, però adesso tipo immerso. Chiaro. Io direi che con questa massima del più anziano di casa io vi ringrazio. Aspetta, facci dire una cosa. Dimmi. 25 aprile sì. Abbiamo aderito come co-housing e come vabbè, noi ragazzi a questa iniziativa che si chiama Panorami di Libertà, perché praticamente è il 25 aprile saremo tutti chiusi. Mm-hmm. Quindi c'è questa associazione che si chiama Cineban che ha promosso questa iniziativa per cui chi ha un videoproiettore può proiettare sul muro del palazzo di fronte, sul muro di casa sua, cioè, no, però fuori, esterno, del suo palazzo, dove vuole, insomma, sul tetto, sul pavimento, per strada, dei film, delle immagini, insomma, in movimento, no? Che traducano il senso di resistenza e libertà. E noi parteciperemo alle 21.30 il 25, qua, proiettando fuori. Faremo una giornata Facebook, quindi... Sì. Verrà tutto documentato sulla pagina dell'evento con foto, video e dirette. Quindi. Va bene, vi seguiremo allora. Keen, watch out, don't miss. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, spero di vedervi presto e di berci una birretta a mare. Va bene? Io. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.